Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi parlo di Degustabox. Cos'è Degustabox? Come dice il termine stesso, Degustabox è una box, ovvero una scatola con all'interno dei prodotti alimentari di degustazione. E questa box è una box mensile. Mi vedete un attimino concentrata perché mi devo ricordare tutto, è già la seconda volta che lo registro sta parte. Allora, ogni mese vi arriva una box con dei prodotti diversi all'interno, che vanno da 9 a 14 prodotti, a volte 9, a volte 14, a volte 12, eccetera. Tutti i prodotti sono prodotti di marca, sono prodotti di qualunque tipologia di genere alimentare, a partire dalla tipologia liquida, ovvero cose da bere, la tipologia solida, cose per i primi, per gli antipasti, per gli aperitivi, per i secondi, per i dolci, qualunque cosa esistente che si possa mangiare è all'interno, può essere trovata all'interno di una degustabox. È un abbonamento mensile, appunto, che costa 15,99 euro se non mi sbaglio. Comunque vi lascio il sito qui sotto, la loro pagina Facebook, la loro pagina di Instagram e il loro Twitter, perché sono dappertutto, e poi vi spiegherò anche il perché. È una box mensile che appunto ha un costo di 15,99 euro, ma se usufruite per acquistare la prima box dello sconto, avrete uno sconto di 6 euro, quindi vi aggiudicherete la box a 9,99 euro, come ho fatto io. Dico subito che io l'ho acquistata la Degustabox, non mi è arrivata, non sto collaborando con l'azienda, ho pagato questa box con i miei soldi e sono stracontenta di averlo fatto. Solamente la prima box vi arriva con lo sconto dei 6 euro, le successive vi vengono scalate mensilmente proprio come un vero e proprio abbonamento e vi arriva la box. A livello di spedizioni, non so se è stato un caso, comunque la mia box è arrivata oggi, che era il primo giorno di una fascia di giorni che andava dal 27 al 2 d'agosto, in cui poteva arrivarmi la box. Oggi è il 27, il primo giorno di mattina è arrivata la box, quindi puntualissima il primo giorno. Quindi non so se è un caso, ripeto, non so se è una cosa particolare perché magari è la prima box, però a me è arrivata il primo giorno che avevano detto che mi sarebbe arrivata, del periodo che mi sarebbe arrivata. Che altro dirvi? Ah sì, tutte le volte che postate una foto sui social, soprattutto su Instagram, con un prodotto che usate di una box o comunque con un piatto con cui avete usato quel prodotto, avete la possibilità di guadagnare dei punti postando una foto e taggando il sito Degustabox taggando con l'hashtag Degustabox Blogger, mi pare Degusta Blogger, eccolo qua, l'hashtag Degusta Blogger, l'azienda Degustabox e il brand di riferimento del test, il brand di riferimento del prodotto che avete utilizzato. Se fate questa cosa, potete accumulare dei punti che vi permettono poi di poter usufruire di una box gratuita che non fa mai male. Vengono estratti 10 persone tra tutte quelle che hanno messo la foto con i relativi tag e vengono estratte 10 persone che vinceranno appunto questi 50 punti che si andranno poi a sommare nel tempo a dare la possibilità di avere una box gratuita. Insieme alla box vera e propria, che ancora non vi ho fatto vedere perché pesa un quintale, spero di farvela vedere il più presto possibile, vi arriva un foglio con scritto appunto box di luglio con tutti i prodotti che trovate al suo interno e poi il retro, appunto, dove vi spiega come taggare le foto su Instagram in maniera tale da poter usufruire di questi 50 punti e in più un
un tipo di concorso, tra virgolette, a tema ogni mese su dei prodotti che si trovano all'interno della box stessa. Questa volta abbiamo Degusta Insalata. Sembra che io ho acquisto box da una vita, in realtà è la prima box che io acquisto e sono stracasata. In più vi arrivano proprio dei Deplian di alcuni prodotti che si trovano al loro interno. Eccoli qua, questi prodotti qui. Allora, vi faccio vedere subito la box come vi arriva, che pesa tantissimo, però ecco, questa è la box, questo appunto è il sito Degusta Box e all'interno è super super protetta. Ha le bolle, i prodotti che si possono rompere, che sono in vetro, hanno la pluriball, e poi c'erano anche le pluriball, quelle grandi, di plastica trasparente. Allora, iniziamo subito. Vi faccio vedere subito i prodotti che si trovano all'interno della box, così almeno vi potete rendere conto più o meno di quello che potrebbe essere una futura box se magari la volete acquistare. Io spero di avervi detto tutto a livello di informazioni. Nel caso vi lascio comunque tutto scritto qui sotto, comunque troverete delle cose scritte sparse durante il video se mi sono dimenticata, ovviamente. Iniziamo. Allora, prima di tutto troviamo all'interno questi grissini al mais della Morato. Io sono stracontenta perché io amo tantissimo i grissini, i cracker, tutte le cosine sfiziose fatte in questo modo al mais. E quindi questi si chiamano scricchi. Eccoli qua, li vedete qui. Poi io ho lasciato tutto quanto, cioè ho detto a Samuele di prendere, guarda e poi rimetti dentro perché devo fare assolutamente il video. Poi, Nick Knock di Lawrence. Questi praticamente sono degli arachidi ricoperti di crosta croccante praticamente. All'interno sono l'arachide, c'è cioè proprio l'arachide, all'esterno c'è la parte croccante. Questi sono ottimi per fare gli aperitivi, secondo me, ottimi, ottimi. E in più di questo qui vi arriva nella box di luglio anche un buono sconto di 25 centesimi per se volete acquistare una confezione di questi al supermercato. Quindi vedete, vi arrivano anche i buoni sconto. Quindi niente, questo. Poi andiamo avanti. Fruittella. I miei figli quando l'hanno vista volevano già mangiarle tutte. Frittella, le frittella queste Fritz, gli orsetti Fritz e le frittella queste qui classiche, sempre degli orsetti. Io non sono amante di queste caramelle, i miei figli sì, Samuele anche, quindi ben vengano, queste le ricercano come il pane ultimamente. Quindi ecco, accontentati anche i bambini. Poi, linea bio, abbiamo le olive. Queste qui sono delle olive biologiche, verdi, di nocciolate di Castelvetrano, d'agricoltura biologica. E va bene, sono queste olive qua. Quando le proverò, ve ne parlerò sicuramente. Poi, olio di semi di mais. Allora, questo è indicato per condire appunto soprattutto le insalate perché è molto leggero. Questo qui è arricchito con 5 vitamine. Infatti, se voi andate a guardare l'INCI, che adesso non trovo ovviamente, eccolo qua, c'è olio di semi di mais, vitamina E, B6, A, D e B12. Ed è questo qui, Joil. E dietro, vabbè, c'è tutta la spiegazione dell'olio, eccetera, eccetera. E io non ho mai, mai, mai provato l'olio di semi di mais come condimento. Ho sempre usato l'olio d'oliva perché comunque ho l'olio d'oliva di casa. Però sono curiosissima di provarlo perché è comunque molto più leggero dell'olio d'oliva, quindi in teoria dovrebbe essere più sano, ecco, tra virgolette. Poi abbiamo il pestato Barilla alle verdure mediterranee. Io sono un po' contro questi sughi già pronti, però voglio provarlo sulla pasta fredda. Voglio provarlo sulla pasta fredda, non sulla pasta calda, perché ultimamente la pasta non la mangiamo calda, però
Però ecco, voglio provarlo e è perfetto per la pasta, appunto. Lo voglio provare ed è proprio il barattolino, questo qui. Poi, Bonduelle, allegrie di mais. Sono tre confezioni di mais, olive e peperoni cotte al vapore della Bonduelle. Questi qui si trovano un po' ovunque. Io non li prendo di solito perché non è che mi faccia impazzire, però lo proverò nell'insalata. Nell'insalata di pasta, nell'insalata di mare, eccetera. Poi, due cose che mi hanno super gasato sono questo qui della Riso Gallo, un mix cereali, dove c'è riso integrale, riso rosso integrale e quinoa rossa. Cioè, mi sono super gasata quando l'ho visto, senza glutine, cosa ottima perché io non posso mangiare le farine, quindi ben venga, questo sarà il primo prodotto che proverò sicuramente e se mi piace cercherò di tenermelo per me e di mangiarmelo solo io. Buono, 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 buono. Sì, cioè buono, buono. Spero sia buono, buono, però di solito questi mix di cereali sono molto, molto buoni. Poi un prodotto particolare che io non avevo mai visto sta cosa è praticamente una soluzione salina spray. Questa si chiama Acqua Salis. Ed è praticamente dell'acqua salata per condire, cioè al posto del sale classico, si spruzza questo qui, che è acqua salata praticamente, perché è 100% naturale, c'è scritto che c'è 1 grammo di sale e 1 grammo di acqua salis, cioè no, scusate, aspettate, c'è 75% di acqua, sale marino 25% e poi c'è lo iodio. Spruzzare a piacere sui cibi caldi e freddi sino a quando non si ottiene la salinità desiderata. Cioè, questa è una cosa che io non avevo mai visto. Sono stragasata di questa cosa. Non vedo l'ora di usarla. La userò subito stasera e voglio vedere se funziona effettivamente come dovrebbe. Veramente, cioè, una cosa allucinante. Mai vista, mai, mai vista. Cioè, che cose strane. Cose strane. Poi, una cosa che Samuele, quando l'ha vista, è stato contentissimo perché a lui gli piacciono queste cose, a me un po' meno, però a lui piacciono particolarmente la cedrata. La cedrata, marchio Tomacchio, appunto, con estratto naturale di cedro dal 1920. Sono 275 ml, e questa praticamente vi arriva, cioè mi è arrivata con il Pluriball, quindi super incelofanata, super protetta. E questa appunto la cedrata, questa andrà subito in frigorifero. Poi altre confezioni in vetro, queste invece piacciono tanto a me, queste mi piacciono tantissimo, sono le salse della De Develei, questa marca l'avevo trovata anche all'Eurospin, infatti avevo preso la salsa allo yogurt di questa marca. Allora mi sono arrivate queste due. Allora, una è la tzatziki, spero che si dica così, per insalata e verdura, è quella praticamente con le erbette varie. E poi questa che è invece la Caesar, che è quella con cui si fa la famosissima Caesar Salad. Io quando l'ho vista ho detto no, devo fare la Caesar Salad assolutamente, subito, subito una Caesar Salad. E questa però è questa qui è quella che più mi entusiasma perché mi piace particolarmente la salsa tzatziki, mi piace perché c'ha le spezzette all'interno. La Caesar mi piace, ma preferisco sempre di più questa. Però ecco, cioè, ottime. Noi queste d'estate le usiamo tanto nelle insalate, eccetera. Quindi ben vengano queste salsine. Infine. Queste le piadine integrali, io volevo provare queste piadine integrali da parecchi mesi ormai, da quando sono uscite, non le ho mai comprate perché ho sempre detto ma posso comprarle, a parte che io sono contro Mulino Bianco, però questa mi è arrivata e sono sia contro Mulino Bianco che contro Barilla, che poi sono la stessa cosa, però questa mi è arrivata e
me la papperò sicuramente, però non la compro, cioè mi dispiace, ma io non. È una questione di principio mia, non c'entra niente la bontà o meno del prodotto, è proprio una questione personale. Però ecco, le adocchiavo da un po', le volevo prendere, non le ho mai prese. Diciamo che mi sono arrivate e me le mangio, ecco, ho detto proprio papale papale, quindi vi farò sapere anche di queste, vi farò sicuramente una ricettina e la potrete vedere su Instagram, perché io su Instagram carico tantissime foto di cose che preparo carine e che mangio durante la giornata. E quindi niente, questi erano tutti i prodotti che io ho trovato nella box di luglio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io ho terminato, non è un video, non voglio che sia un video lungo, non voglio che sia un video, come dire, noioso, nulla di tutto questo. Fatemi sapere se avete provato alcuni prodotti che vi ho fatto vedere. Io è la prima volta che li vedo, quindi non l'ho mai provati. Fatemi sapere se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti. E niente, per qualunque informazione vogliate, su The Gustabox, sui prodotti, su come avere lo sconto, eccetera, eccetera, potete benissimo commentare qui sotto, vi risponderò, perché io rispondo sempre a tutti, perché mi urta che io scrivo un commento e non mi rispondono mai le persone. Quindi io vi risponderò sicuramente. Chiedetemi qualunque cosa, anche perché prima di fare quest'acquisto io ho girato parecchio per vedere le opinioni, le cose, eccetera. Quindi mi sono abbastanza informata, ecco, mettiamola così. E niente, io vi lascio, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video che vi giuro, vi giuro, vi giuro, ma vi assicuro, ve lo dico con tutto il cuore, sarà un vlog. Quindi preparatevi perché sarà un vlog molto molto speciale, perché qui da me da questo fine settimana si fa festa!